Bene, è un piacere stare insieme qui ed è stato anche bello ascoltare, vedere il video che hanno fatto i ragazzi della scuola domenicale. No, scuola domenicale non è, no, sono questi mi danno le botte. Adolescenti, già quasi giovani. Allora, vogliamo continuare il nostro studio su Efesini? Stiamo studiando la preghiera. Abbiamo intitolato questa riflessione Una preghiera per la Chiesa ed è una preghiera davvero importante, ispirata, un modello di preghiera perfetto, direi, ancora valido oggi. E abbiamo concluso l'ultima volta, per quanti non avessero ascoltato la prima parte di questo sermone, possono andare sul nostro sito, sul nostro canale YouTube. Abbiamo concluso che la chiave di tutto questo è conoscere Cristo. L'Apostolo Paolo ci presenta in questa sua preghiera quattro verità su Dio che bisogna capire, sperimentare nella propria vita. E la prima volta, la prima verità riguardava la sua persona. E abbiamo detto che questa è la chiave di tutta la vita, cioè dobbiamo leggere le scritture con l'obiettivo di conoscere Cristo, dobbiamo ascoltare la predicazione, qualsiasi predicazione, con l'obiettivo di avere questo in mente, di conoscere Cristo, e dobbiamo pregare questo per la Chiesa e anche per noi stessi. Perché questo? Perché questa è una preghiera apostolica, è importante. E poco prima della Seconda Guerra Mondiale, nella città di Itasca, nel Texas, ci fu un incendio in una scuola così grande, così di proporzione grande, che uccise 263 bambini. E in quel paese non c'era nessuna famiglia che, diciamo, non fosse stata toccata da questa terribile tragedia. E così durante la guerra, della Seconda Guerra Mondiale, Itasca rimase senza strutture scolastiche, questa città, ma quando finì la guerra, la città subito, come molte altre cose, iniziò a espandersi, a costruire. E infatti quella città costruì una nuova scuola che aveva quello che fu chiamato il più grande sistema di irrigazione del mondo. E questa struttura scolastica con questo sistema di irrigazione così importante era l'orgoglio di tutti i cittadini. Quindi l'orgoglio di tutti i cittadini era così alto, così erano fieri di questo impianto di irrigazione. E così cosa fecero gli studenti promettenti di quella città? Diciamo che iniziarono a selezionare alcuni studenti da fare da guida per i cittadini che volessero visitare e fare un tour per visitare questa nuova struttura, per mostrare proprio questo sistema di irrigazione così avanzato, tecnologico, era così importante. Ma mai più Itasca, questa città, sarebbe stata visitata da una tale tragedia. Questo era l'obiettivo per questa cittadina. E così con il boom del dopoguerra la città continuò a crescere, a aumentare. 7 anni dopo fu necessario ampliare la scuola con un'altra ala. E nell'aggiungere la nuova ala si scoprì che il sistema antincendio non era stato mai collegato. Erano così fieri di quel sistema antincendio, ma non era stato mai collegato. Cosa da non crederci, vero? È una storia incredibile. È incredibilmente folle ed è difficile da credere. Eppure, ahimè, questo è quello che accade a tante vite cristiane. Che c'è un'indicibile potenza disponibile per tutti i figli di Dio. C'è un'indicibile potenza disponibile per ogni cristiano in Cristo, ma così tanti non si collegano mai. E le loro vite sono così impotenti e aggiungere anche vergognosamente inutili.
A che vale avere un impianto di irrigazione il più bello al mondo se poi non è collegato? A che vale avere una impalcatura di cristiano, dire di essere credenti, magari andare in chiesa, magari fare alcune cose cristiane e poi non essere collegati col Signore? Si vivono vite impotenti, vergognosamente inutili. E devo dirvi che negli ultimi tempi sta emergendo sempre di più credenti che hanno un'impalcatura cristiana ma poco collegati col Signore. Lo dimostra il venerdì, per esempio. Il venerdì questa sala è semivuota, quasi quasi bisognerebbe pensare di prendere un locale più piccolo. Quante volte noi decidiamo di seguire il Signore e cosa facciamo per seguirlo? Ecco perché Paolo prega per la Chiesa. Paolo in questo capitolo di Efesini prega per la Chiesa affinché la Chiesa potesse sperimentare la grande potenza incomparabile di Dio. Questa potenza è a nostra disposizione per noi che crediamo. E come vedremo fra poco, io voglio invitarvi ad alzarvi in piedi e rileggiamo questa preghiera. Dice Paolo nel primo capitolo di Efesini, versetto 15: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazia per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Accomodatevi. Quantomeno questa sera continuiamo con la seconda verità, e poi vediamo dove possiamo arrivare. Non mi prenderò troppo tempo, anche perché abbiamo già ricevuto abbastanza. Però c'è una seconda verità di Dio da capire in questa preghiera. La scorsa volta abbiamo visto questa prima verità che riguarda la sua persona. Adesso vediamo la seconda verità di Dio da capire, riguarda la sua promessa. Il versetto 18 ci parla di questa verità, la sua promessa. E Paolo che cosa fa? Dal chiedere una migliore conoscenza di Cristo, cosa che abbiamo visto la scorsa volta, passa a chiedere per afferrare appieno la sua promessa e chiede una migliore visione spirituale. Guardate cosa dice qui il versetto 18: prego anche che egli illumini gli occhi del vostro cuore. Prego anche che egli illumini gli occhi del vostro cuore. Vedete, nella scrittura il cuore è il centro dell'essere umano. Sarebbe il cuore la sede, l'intelligenza, la volontà dell'essere umano. E Paolo chiede quindi che al nostro centro spirituale sia data una maggiore visione spirituale. Cioè sta chiedendo al Signore che i credenti possano vedere di più di quello che stanno vedendo, che illumini
Quindi quando c'è la luce c'è ampiezza di vedere, illumini gli occhi del cuore. Esattamente come nella vita, nella nostra vita fisica, così come noi se siamo al buio non vediamo, perché la luce è spenta, ma quando si illumina la stanza o c'è il sole abbiamo una capacità di vedere straordinaria. E così è anche per la nostra anima. E Paolo sta pregando perché il Signore illumini gli occhi del cuore dei credenti. E praticamente tutto dipende dalla nostra vista. Cosa state vedendo da quando siete credenti? Vi ricordate il re Sedechia, no? Questo re che ebbe gli occhi cavati, e voi sapete quando questo accade è impossibile poter vedere, e lui si è ritrovato, Sedechia si è ritrovato a Babilonia e fu portato in questa favolosa città, meravigliosa città, una delle meraviglie, una delle sette meraviglie del mondo definita a quel tempo. E questo re Sedechia non ha visto nulla, non vede nulla dei suoi palazzi, per esempio famosissimi, piastrellati, dei giardini pensili e delle porte d'ottone, perché aveva gli occhi cavati. Vedete, alcune volte noi chiediamo al Signore e diciamo che vogliamo capire, avere più verità. Noi non abbiamo bisogno di più verità e nemmeno di una verità migliore, perché è impossibile. Abbiamo semplicemente bisogno che i nostri occhi spirituali si aprano alle verità che Dio già ci ha rivelate. E in particolare Paolo chiede, per afferrare appieno la sua promessa, una visione migliorata su due cose. In primo luogo Paolo prega per afferrare appieno la sua promessa, che i nostri occhi siano aperti per scoprire la nostra speranza è in Lui. Guardate il versetto come dice: affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. Cioè Paolo sta pregando, non solo dobbiamo, il Signore ci deve illuminare il cuore, però dobbiamo iniziare a vedere qual è la nostra speranza, e la nostra speranza è in Lui, in Lui. Paolo vuole che abbiamo una visione migliore della speranza alla quale siamo stati chiamati. Perché una volta passa il tempo e ci dimentichiamo chi siamo, a quale speranza dobbiamo anelare, aspirare. E come abbiamo visto all'inizio, quando abbiamo iniziato questa lettera agli Efesini, la nostra speranza ha la sua fonte nella nostra elezione, elezione che è avvenuta prima della fondazione, della creazione del mondo, e poi abbiamo visto che è stata sigillata in noi dallo Spirito Santo, e che fra l'altro poi abbiamo visto che lo Spirito Santo è come una dolce caparra, un arrabon di ciò che verrà. È un anticipo di quello che poi potremmo sperimentare. E questa speranza è la grande speranza di essere manifestati con Cristo nella gloria. Non so quante volte ci pensiamo a questo. Ora non so se è l'età, la mia età, che man mano vado crescendo, però io inizio a pensare come sarà il giorno in cui incontrerò il Signore. Ci pensate voi? E dice Paolo che questa speranza è la grande speranza di essere manifestati con Cristo. Romani 5,2 dice: nella speranza della gloria di Dio. Romani 8,17: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Colossesi 3,4: quando Cristo, la vita nostra, vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. E Paolo sta pregando che la Chiesa abbia questa visione maggiorata della speranza della gloria. Paolo prega che ci impadroniamo di questa gigantesca speranza. La speranza è l'opposto della disperazione.
in questi ultimi 2 anni la gente è stata dirottata nella paura e nella disperazione, gente che si è buttata dal balcone, gente che si è impiccata, gente che non ce l'ha fatta più a vivere nella disperazione assoluta. E Paolo ci dice che se noi ci impadroniamo di questa gigantesca speranza, Bassetti, Burioni, tutti questi scienziatoni che hanno messo sotto sopra l'Italia, impaurito gente poverina, fiduciosa della scienza, non hanno nulla più da, non abbiamo più nulla da temere. Noi confidiamo in questa speranza che è l'opposto della disperazione. Paolo respirava un enorme ottimismo. La differenza, il valore in più che noi possiamo offrire alla società è l'ottimismo, anche se la società sta andando alla deriva, anche se c'è paura, prima la pandemia, ora c'è la guerra, ma l'ottimismo fa parte della vita dei credenti, deve far parte della vita dei credenti. Ecco perché Paolo prega che ci sia questo cuore venga illuminato e possa iniziare a sperimentare la speranza in lui. Noi staremo con Cristo alla conferenza stampa finale dell'universo, saremo lì. E non ci saranno i grandi del mondo che oggi stanno governando a modo loro per dimezzare, per sfoltire la popolazione, perché siamo troppi. Noi saremo a quella conferenza stampa finale dell'universo e la nostra fotografia, il selfie, sarà scattata con Cristo. E io ci sarò. Ci sarai anche tu. Perché questo? Perché noi assomiglieremo a Lui. Ascoltate che meraviglia questo verso di 1 Giovanni 3,2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. In questo periodo le contraddizioni di tanti credenti che hanno riposto la fiducia nel Signore sono stati messi allo scoperto, hanno una dura prova, la paura di morire, come se noi moriamo e finisce la storia. Noi moriamo, chiudiamo gli occhi qui e li apriamo davanti al Signore, che cos'è la cosa migliore? Secondo, Paolo prega per afferrare appieno la sua promessa che i nostri occhi siano aperti per scoprire la nostra speranza è in Lui, ma per scoprire che la sua eredità è in noi. E questa è un'altra cosa che io stesso sono rimasto a bocca aperta mentre studiavo questo testo. Il versetto ancora continua e dice: qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi? Quello che Paolo desidera è che i nostri occhi siano aperti sulla ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Quello che vuole che vediamo è che noi siamo le ricchezze di Dio, cioè noi credenti, noi che crediamo, siamo la ricchezza di Dio, il suo possesso, noi siamo stati acquistati, Lui ci ha acquistati a caro prezzo, come ha scritto nel versetto 14 di questo stesso capitolo. Pensate, Egli possiede tutti i cieli, possiede l'universo intero, ma noi siamo i suoi tesori. Ecco perché Paolo prega, perché queste cose si devono sapere, si devono sperimentare nella vita. Noi siamo il tesoro di Cristo. Lo sapevate che i redenti valgono più dell'universo intero? Sapevate? Che viviamo una vita misera noi, da miserabili, inutili, sempre tristi, la maggior parte delle volte tristi. Ma come? Abbiamo un valore superiore all'intero universo e viviamo in questo modo? Ecco perché Paolo prega. Mamma mia, Signore, illumina questo cuore di questi credenti. Illumina. Dovremmo essere in delirio per questa verità. E invece siamo passivi. Stasera usciremo da qua. Vabbè, siamo andati al culto. La vita deve essere più frizzante, più briosa, ottimista.
dobbiamo essere ottimisti, positivi, e gli altri potranno seguire il nostro esempio. E Paolo prega che noi vediamo questo con gli occhi del nostro cuore. Prega che noi possiamo vedere con gli occhi del cuore, perché non servono questi occhi fisici, sono quelli spirituali che ci possono far vedere la speranza e la preziosità che abbiamo in Lui. C'è una terza verità, quantomeno la iniziamo questa sera, una terza verità di Dio da capire. Abbiamo visto riguarda la sua persona, abbiamo visto adesso che riguarda la sua promessa, la terza verità riguarda la sua potenza. E Paolo prega che i credenti possano comprendere la potenza di Dio. Paolo pregava per una migliore visione spirituale riguardo anche la sua potenza, perché la sua onnipresente potenza è su di noi e continuerà fino alla nostra glorificazione questa potenza. Ma se i credenti non lo sanno, vivranno sempre da depressi. Riguardo la sua potenza possiamo osservare quattro cose, quattro aspetti. Innanzitutto osserviamo la direzione della potenza. Guardate il versetto 19. Vediamo qual è la direzione, a chi si dirige, è diretta a questa potenza. E qual è? Verso di noi, che crediamo. Qui vediamo il primo aspetto, la direzione della potenza. Basterebbe girare un qualsiasi telescopio che possiamo avere, insomma anche comprato dai russi, dagli ucraini. No, adesso russi non si può più dire. Adesso l'altro giorno eravamo, qualche giorno fa eravamo al ristorante, invece della salsa russa, insalata russa, era insalata ucraina. Ma quante cose cambiano nel mondo. Però basterebbe girare un qualsiasi telescopio verso il cielo per rendersi conto della potenza di Dio. A occhio nudo noi potremmo vedere, se abbiamo una buona vista, circa 7.000 stelle. Impressionante, 7.000 stelle. Per non parlare del Sole, per non parlare della Via Lattea, no? Che contiene circa 100 miliardi di stelle orbitanti. 100 miliardi di stelle. E queste hanno un diametro di 100.000 anni luce. C'è Gioele che forse qualcosa ci potrebbe dire al riguardo, ma un anno luce corrisponde a 9.461 miliardi di chilometri. Si parla di 600 milioni di miliardi di stelle, diciamo. Tale è l'eccessiva grandezza della potenza di Dio nel macro universo. Non voglio dilungarmi su questo, anche perché non è il mio campo, non è il mio settore, ma se andassimo a vedere la potenza, questa potenza anche nel micro universo, non solo nel macro, no? Quello che noi vediamo a occhio nudo, ma nel micro universo gli atomi sono meno di un milionesimo dello spessore di un capello della nostra testa. Nel nucleo dell'atomo numerosi protoni, ci sono i protoni, neutroni, sono compressi insieme in uno spazio inconcepibilmente piccolo. Alcuni l'abbiamo studiato, insomma, quando abbiamo fatto le superiori, queste cose. Quindi ogni protone e neutrone è composto da tre particelle ancora più piccole chiamate quark. La trasmissione di quark si lega a questo. Ora, se ci mettessimo a sondare il macro e il micro universo, tutti quanti insieme, se ci mettessimo a vedere l'immensità dell'universo, porta, diciamo, in qualche modo, e questo è successo e succede tantissime volte, porta a far vacillare la nostra mente per l'eccessiva grandezza di questo universo. Ma qui c'è l'eccessiva grandezza della potenza di Dio, però. E quindi vediamo l'eccessiva grandezza del suo potere verso il cielo, ma anche verso la terra. Paolo vuole farci vedere personalmente, praticamente, la sua potenza incomparabilmente grande è per noi che crediamo. Cioè, tutto quello che noi vediamo, tutto quello che non vediamo e c'è, è per noi. In che modo? In primo luogo, come potenza salvifica, e non è poco. Paolo dice nei versi iniziali di Romani, al capitolo 1, versetto 16, infatti
non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E anche nel salvare, nella potenza, c'è potenza nel salvare. La potenza illimitata di Dio è riversata, è sparsa sulle anime che vengono portate a Cristo. Ogni anima che si converte, questa potenza salvifica si riversa sulle persone. Questo è il motivo per cui nessuno è al di là della sua grazia. Questo è il motivo per cui nessuno, per cui possiamo noi con sicurezza offrirla a tutti questa grazia, perché la sua potenza salvifica è straordinariamente grande. Alcuni potrebbero dire: Giovanni, tu non hai idea di quello che ho fatto io nella mia vita, tu non hai idea delle mie perversioni, dei miei tradimenti, non hai idea dei miei inganni, sono al di là della tua immaginazione. Ma Dio dice che la sua potenza è proporzionata al tuo stato di peccato. La sua potenza è superiore a quello che tu hai potuto fare nella tua vita. Infatti, nel processo di redenzione vediamo l'eccessiva grandezza della sua potenza verso di noi. E ci è voluta tanta potenza per effettuare la nostra redenzione, quanto per effettuare anche la creazione. Pensate un attimo sulla potenza di Dio, no? Questo Dio straordinariamente potente. Per creare Dio doveva soltanto parlare. E la cosa era, no? Per creare bastava parlare. Per redimere ha dovuto soffrire. E per entrambi le cose ci vuole potenza, una potenza incredibilmente, straordinariamente grande per redimerci. Un universo apparentemente infinito e la tomba vuota è la dimostrazione della sua potenza. È qualcosa di meraviglioso. In secondo luogo, questa potenza incomparabilmente grande viene a noi, come abbiamo visto, come potenza salvifica, ma in secondo luogo come potenza santificante. Il nostro Dio vuole aiutarci a vivere vite sante, vite divine, vite trasformate. Non si limita soltanto con la sua potenza a salvarci, ma con la sua potenza ci vuole santificare. Più avanti in Efesini Paolo afferma che Dio, mediante la potenza che opera in noi, può fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Efesini 3:20. E Paolo qui, in questo testo, ci sta ricordando la direzione della incommisurabile potenza di Dio. E questa direzione è verso di noi che crediamo. Lo sapevamo questo? Paolo sta pregando che la Chiesa scopra questo. Noi siamo Chiesa. Questa potenza incommisurabile è verso di noi che crediamo. Vedete, e non ci sono scuse per nessun figlio di Dio per vivere una vita sconfitta e scoraggiata. Perché questa potenza è verso di noi. E se tu vivi una vita sconfitta e scoraggiata, c'è un problema nella tua vita spirituale. Perciò cerca di fare un check-up nella tua vita e mettiti in ordine per ricevere questa superpotenza che è trasformante, che è salvifica ma anche santificante. Tutta la potenza di Dio è diretta verso di noi. Verso di noi. È qualcosa di incredibile. Io quando studiavo questo testo dico: ma io ho quasi 40 anni, cioè più di 40 anni di fede. Ma scoprire questo è straordinario. Per molti versi è un po' quello che è successo alla regina Ester. Vi ricordate Ester? Vi ricordate cosa è successo a Ester quando si dovette presentare davanti al re Assuero per scongiurare la terribile minaccia che, diciamo, di sterminio degli ebrei perpetrata da Aman, questo famoso Aman che aveva preparato tutto per impiccare Mardocheo e via discorrendo. Ester che cosa fa? Avvicinarsi al re a quel tempo senza nessun invito
diciamo che significava rischiare di morire, praticamente. E ciò nonostante, con tutto questo rischio, Ester camminò verso il re. Era vestita dei suoi abiti reali, si incamminò verso il re, si avvicinò e poi si fermò appena intravisto il re. Ester 5:2 dice: e quando il re vide la regina Ester in piedi nel cortile, lei si guadagnò la sua grazia. Il re stese verso Ester lo scettro d'oro che teneva in mano ed Ester si avvicinò e toccò la punta dello scettro. In qualche modo è quello che è successo a Ester. Così in quel momento tutto il potere del trono di questo re Assuero fu improvvisamente rivolto verso Ester. Tutto quel scettro, quel potere del re era per Ester. Da allora in poi, passo dopo passo, il potere che aveva quel trono fu esercitato a favore di Ester e a favore del popolo di Israele. Questo è ciò che è successo a noi che crediamo. Il Signore stende la sua potenza, il suo scettro verso di noi. Vuole che lo tocchiamo, che lo prendiamo, lo facciamo nostro nella nostra vita. Abbiamo tutta la potenza di Dio che siede sul trono del cielo. Questa potenza che siede sul trono del cielo è verso di noi. Avete capito? Ieri Real Madrid rialzava la coppa della Champions. C'era festa, coriandoli, fuochi d'artificio. Dopo una verità che ho esteso adesso, non si è mossa una mosca. Oh, a fratelli e sorelle, ma chi siamo noi? Cioè, io dico, a me piace il calcio. Molti sanno, nel mio piccolo ho fatto qualcosina, ho fatto due gol nel mio piccolo. E quando ho fatto quei due gol, la festa. Ma quando io scopro questa verità, qual è la mia reazione a questa grande verità? Qual è la reazione? Altro che la Coppa Champions, è qualcosa di straordinariamente più grande. È una verità incredibile. Ma io personalmente vedo un problema. E sapete qual è il problema? Ve l'ho detto all'inizio della storia di Tasca nel Texas. Il problema è che molti non si agganciano mai a queste verità. Li ascoltano, piacciono, ma poi se li fanno scivolare. Il problema sta proprio qui. Cioè, in pratica, queste verità ci sono nella parola di Dio, il sistema c'è, ma è disfunzionale. C'è chi lo prende, c'è chi non lo prende, c'è chi lo prende e c'è chi non lo prende. La maggior parte non lo prende a causa magari dell'ignoranza, oppure a causa del peccato, perché non dimentichiamo che il peccato ha una funzione deleteria nella vita del credente. E quando un credente è promettente, il peccato aumenta la potenza. E noi disconosciamo la superpotenza e quindi viviamo tristi, scoraggiati, delusi, impotenti. Alcune volte ci può essere l'incredulità. Sì, ma è possibile, Giovanni, quello che tu stai dicendo? Dai, sta potenza a noi, verso di noi, è incredulità. Io dico questo, fratelli e sorelle, stai sperimentando questa potenza nella tua vita? Io dico, secondo me voi siete ormai saturi della vita cristiana, non ricevete più nulla e deve succedere qualcosa nella vita di ognuno di noi, altrimenti possiamo predicare migliore. Qua ci sono dei bravi predicatori qua, ma poco contano i bravi predicatori se dall'altra parte non ci sono bravi accettatori, si può dire, sì. Uditori, accettatori, forse è meglio. Guardate, vi faccio un esempio. Io pubblico su Facebook, dal profilo della Chiesa,
il culto di questa sera, quello del venerdì, le dirette che facciamo. Quanti inoltrano questi eventi che facciamo noi come Chiesa? E quanti seguono? C'è un problema. Molti credenti non sono agganciati al Signore. Sì, sono ben vestiti, dicono di essere credenti. Dicono pure l'anno. Io mi sono convertito 30 anni fa, 40 anni fa. Ma poi non si accorgono che sono sganciati. Molti di voi siete sganciati. Il venerdì studio biblico, i fratelli si preparano, vogliono fare esperienza davanti a un uditorio e poi ci sono le sedie. Perché? Perché la maggior parte sono sganciati. Non pensano che venerdì è un incontro di chiesa dove quando c'è la comunione fraterna diventa terapeutica, stai male, sei giù, vai nella chiesa e ti incoraggi, un saluto, una parola di incoraggio, una preghiera, un canto. C'è qualcosa che non quadra. Io non so quanti di voi state sperimentando la potenza, questa potenza nella vostra vita. Quanti? E se non stai sperimentando la sua potenza, come dovresti, la preghiera di Paolo è che gli occhi del tuo cuore siano illuminati affinché tu possa conoscere la sua potenza, incomparabilmente grande per noi che crediamo. Perciò prega. Prega e di conseguenza fai delle cose per dimostrare che sei in possesso di questa potenza. Io mi fermo questa sera qua. Abbiamo parlato soltanto della direzione della potenza e ci sono quattro aspetti di questa potenza che Dio volendo vedremo la prossima volta. Ma vorrei tanto che ci facciamo un autoesame in questo momento. Cosa c'è più importante nella tua vita da quando hai accettato il Signore? Perché io voglio essere chiaro, magari questa sera è l'ultima volta che sto qua, magari mi licenzierete perché io sono impiegato nella Chiesa, va bene, sarò disoccupato da domani in poi. Come volete essere trovate dal Signore voi? Occupati per fare cosa? Abbiamo tanto lavoro da fare prima che il Signore torni o che ci chiama. E il Signore Gesù, mentre era sulla terra, e non è Giovanni, perché Giovanni è nulla a confronto del Signore, e sono nulla, meno di nulla, però lui, il Maestro, pregava che la messe era grande e gli operai erano sganciati, erano pochi. E la preghiera non è cambiata, perché la messa purtroppo rimane sempre grande e gli operai sempre meno. E perciò la mia esortazione è che questa potenza, tale è perché regge l'universo, è servita per la creazione, è servita anche per la redenzione, servirà anche per la salvezza e la santificazione e servirà anche per il servizio, perché senza questa potenza non c'è servizio, non si può servire. E perciò io mi aspetto o iniziate a servire o iniziate a non venire. Mazza, pesante, vero? Sì, ma scusate un attimo, ma che cosa ci facciamo noi dei credenti che frequentano tanto per frequentare? No, ditemelo voi. Venire in chiesa non è un accontentare Giovanni, il pastore o chi per lui quando ci sta. Venire in chiesa è un'ubbidienza al Signore. La puntualità è un'ubbidienza al Signore.
Vestirsi bene davanti al Signore è un'obbedienza al Signore. Stare insieme è un'obbedienza al Signore. Non facciamo nulla di straordinario se siamo agganciati. Se invece siamo sganciati, diventa un problema. Quindi io vi chiedo di farvi un autoesame. Qual è il vostro impegno? E se state attingendo la potenza? Vi spiego una cosa. Negli ultimi tempi abbiamo messo il fotovoltaico, no? E voi sapete che se io non sfrutto quell'energia, va nella rete. E quindi, Fiorè, mettiamoci a lavare i panni, tutti i panni che vuoi. Gloria, se tu devi cucinare, vieni a cucinare a casa, che noi abbiamo un'energia, una potenza incredibile. Perché questo non succede con i credenti. Abbiamo una potenza incredibilmente grande, non la sfruttiamo. Solo che prendiamo la macchina, veniamo qui al Panfilo e poi ce ne torniamo a casa. E finisce la vita religiosa. È finita la vita religiosa. Ci vediamo la settimana prossima. E qua non c'è sfruttamento della potenza del Signore. È zero totale. Quindi io vi chiedo di fare un autoesame nella vita e iniziamo a sperimentare veramente, praticamente. Iniziate a condividere questi incontri che facciamo, che c'è gente che muore di fame, spiritualmente parlando, anche se materialmente è lo stesso. Condividiamo, parliamo, predichiamo a tempo e fuori di tempo. Per fare questo bisogna essere agganciati. Bisogna attingere dalla potenza. E la potenza, dice qui Paolo, dice, abbiamo letto adesso, io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza, dunamis, potenza di Dio per la salvezza. E noi dobbiamo predicare. Senza questa potenza non lo possiamo fare. Possa il Signore, fratelli, portarci alla vera adorazione, al primo amore, perché il primo amore spesso è rimasto lì nel dimenticatoio. E la società moderna è talmente luciferina, è talmente subdola, che sta spegnendo l'ardore, il furore, la passione dei credenti con delle sciocchezze. Noi non siamo tanti, ma se fossimo tutti uniti come Chiesa, faremmo una strage d'amore, una rivoluzione d'amore a San Salvo, a Vasto, a Termoli. Faremmo delle cose incredibili, ma se fossimo uniti, se attingessimo da questa superpotenza, ma se siamo sganciati, perciò io mi aspetto da voi. Il Signore si aspetta da voi che vi agganciate e che viviate un cristianesimo, e che viviamo insieme un cristianesimo autentico, vero, che noi usiamo questa vita per appoggiarci senza farci influenzare, ma ci appoggiamo a questa vita, quindi lavoriamo perché dobbiamo mangiare, è vero, ma per predicare il Vangelo. Non dimenticatelo mai, noi siamo stati salvati per servire. Altrimenti non c'è salvezza. Non perché la salvezza si ottiene col servizio, no. Ma la salvezza vera scaturisce dalla salvezza vera il servizio. Amen. Dio vi benedica, ci guardi e ci faccia sperimentare appieno questa potenza che salva e che santifica. Amen.